Un'anticipazione del maxi weekend con cui Sondrio darà il benvenuto al mese di ottobre fa già bella mostra di sé lungo la via dei Palazzi, tra Piazza Quadrivio e Piazzetta Carbonera. Chi abita o lavora in zona oggi avrà notato comparire 8 maxi pannelli colorati dove prima c'erano soltanto muri scrostati o saracinesche arrugginite. Sono opera di due giovani artiste, Alice Bontempi e Anna Bonomi, e raccontano scene di vita quotidiana di una Sondrio che non c'è più, ma che ora, appunto, e grazie anche a tecniche modernissime, rivive sulle pareti degli edifici di questa zona, la più antica, la più suggestiva del capoluogo. A differenza delle tante altre attrazioni all'insegna di cultura, gusto e arte che animeranno la città nel fine settimana, Sondrio su Tela nasce per restare. Abbiamo già iniziato 2 anni fa con la Via dei Palazzi e ora continuiamo con la riqualificazione di una zona storica di Sondrio con il progetto Sondrio su Tela. È un progetto che ci consentirà di dare maggior risalto alle bellezze artistiche e architettoniche di una Sondrio forse meno conosciuta, ma che dobbiamo conoscere tutti. E la Via dei Palazzi sabato e domenica si mostrerà in tutto il suo fascino anche attraverso quelle che un tempo sono state botteghe e lo torneranno ad essere per l'occasione. Uno speciale mercato medievale in via Rome Gialli, ma anche i giochi e i mestieri di una volta. Grazie poi all'Ecomuseo della Valgerola, in piazza Angelo Custode i piccoli impareranno a fare il formaggio e a costruire un campanaccio. Tra le iniziative legate invece al gusto ci sarà un sicuramente gradito ritorno. Quello in piazza Garibaldi, Corso Italia e piazza Campello di formaggi in piazza. Previsti inoltre percorsi di degustazione delle eccellenze valtellinesi nello storico hotel della Posta a cura del distretto agroalimentare della Valtellina. In fatto di cultura, aperte e visitabili con Green Pass, la mostra Palazzo Lambertenghi, Dante, qui, testimonianze del sommo poeta nei luoghi della cultura di Sondrio, e la poetica degli affetti al Musa, dove sono in programma anche originali visite guidate accompagnate dalla musica di Michele Traversi. Punta invece a conquistare un pubblico giovane Città in Trappola, sorta di speciale caccia al tesoro interattiva o urban game che dir si voglia, dedicato a far scoprire la città con modalità al passo con i tempi, a partire dalle mappe online. E per finire, fiori giganti lungo la Via dei Palazzi e una superluna, diametro 4 metri, in piazza Garibaldi, aspettano tutti coloro che alla tentazione di un selfie da postare sui social proprio non sanno resistere.